Buonasera a tutti, innanzitutto grazie al direttore di Cina per averci ospitato in questa bella sede, anche perché credo che la centralità del luogo della sede abbia permesso la partecipazione così numerosa. Non posso che compiacermi con dire che il tema che si sta affrontando è ovviamente molto, molto sentito. Credo che sia importante questo appuntamento di oggi, perché sentire non solo l'associazione ambientalista ma anche i singoli interessati alla problematica può aiutarci a mettere a punto idee e strategie molto più calibrate e rispettose ovviamente dell'ambiente. Questa iniziativa già si è divulgata la dottoressa che rappresenta il Ministero, ovviamente noi agiamo in due parti, il progetto è l'istituto del Ministero. Per la verità io ho seguito da un certo momento in poi questo progetto, perché quando sono arrivato al Dipartimento era già stato firmato il protocollo d'intesa dall'assessore e abbiamo cercato di dare esecuzione, sia pur con qualche ritardo. Ritardi dovuti anche a difficoltà rispetto alle azioni previste inizialmente sia nel protocollo d'intesa che nel progetto. Alla fine abbiamo optato per, c'erano anche diversi soggetti che si proponevano di utilizzare questo momento di monitoraggio, di ricerca, chiamiamolo così, che volevano comunque entrare in questo progetto, però quelli che erano il protocollo d'intesa ci ha indotto a avvalerci semplicemente ed esclusivamente di ARPA, che è sostanzialmente il braccio operativo del Dipartimento Ambiente dell'assessorato al territorio. Nonostante appunto siamo partiti di tanto, credo che abbiamo recuperato, grazie anche all'attività appunto dell'ARPA, che ringrazio anche da questo punto di vista, per cui le azioni fondamentali questa fase del progetto che ci competevano sono state già espletate. Ora si passerà alla fase dell'interpretazione dei dati, di questa prima fase appunto di monitoraggio. Noi confidiamo che questo progetto possa restituirci degli importanti dati, non solo importanti dati ambientali, non solo per cercare di intervenire, anche se la nostra competenza, come sapete, è molto molto limitata, al di là delle coste direttamente del mare, però questo ci può aiutare anche a orientare anche altre azioni. Faccio un esempio: è in discussione il nuovo programma del FEMP, che è un programma nazionale. Ci è stato chiesto il nostro apporto, anche la nostra collaborazione. Questo progetto, o i dati attualmente disponibili di questo progetto, potrebbe darci anche qualche elemento che potremmo offrire per la redazione del programma del FEMP 14-20. Avevamo inserito anche noi, per la verità, nel POR 14-20 qualche attività, qualche azione che permettesse, anche avendo l'occhio a quelli che potevano essere i dati che ci potevano venire da questo programma di primo monitoraggio. Purtroppo da parte dell'autorità
gestione, poi anche dalla commissione c'è stato proprio uno stop, nel senso che è appunto materia del programma nazionale del FEP, non potevamo aggiungere un'azione specifica su questo. Noi cercheremo di agire soprattutto sulle coste, quello che ci sarà possibile e questi dati ci saranno utili, vedremo di proprio oggi pomeriggio, verso le 5, c'è un appuntamento, abbiamo cercato di inserire qualche azione specifica, vedremo, ragioneremo con il dirigente della commissione che sta seguendo la redazione del programma, vediamo di, se riusciamo a concordare delle azioni utili per finalizzare coerenti con la strategia, lo sviluppo della strategia marina e coerenti ovviamente con il programma del porto. Questo tavolo c'è il dottor Andavoro, che è uno dei tecnici e degli specialisti che lo stimo di più, poi saranno anche loro a illustrarvi nel dettaglio quali sono gli elementi di questo progetto, che per l'assessorato sta seguendo il dottore Panzi della Manna. Noi, come sapete, ma credo sia stato già detto, siamo interessati soprattutto alla regione ionica e mediterranea, perché sono le regioni che ci in partnership con altre regioni. Credo che quando avremo disponibili, ma fra breve, questi dati potranno essere di particolare interesse. Mi auguro che a questa prima fase del progetto possa seguire, e sicuramente seguirà, sicuramente seguirà un prosieguo non solo dell'attività di monitoraggio ma anche nella raccolta di altri dati. Io ho seguito con il dottor Lamanna le scelte che abbiamo fatto relativamente appunto al monitoraggio. Io credo che siamo riusciti a prendere nella sua complessità i dati, gli elementi simbolici o comunque più importanti che possono derivare da questa prima fase, da questa prima fase dello studio. Ovviamente nel corso e nel prosieguo del progetto si potrà approfondire questi come altri dati. Vi ringrazio ancora per essere intervenuti così numerosi e non posso che continuare a lavorare buon lavoro, scusandomi perché poi dovrò darmi sentire soprattutto il professor Andavoro e gli altri relatori, se hanno un certo punto dovrò lasciare la sala per andare in quest'altro appuntamento che è particolarmente importante. Grazie. Scusate, io era doveroso perché ho visto che c'è un volantino di PIS che non ci chiama come dipartimento direttamente in causa se non di straforo, però non posso non tacere rispetto ad alcune prese di posizione che noi abbiamo avuto. Noi abbiamo, per quanto riguarda le generazioni, abbiamo preso una posizione molto netta relativamente alle perforazioni e alle generazioni che vengono fatte nel canale di Sicilia, in particolare nell'area che affronta di fronte alla Terra del Vallo, Sciacca, che sono previste. Abbiamo accolto, mandato un dossier che abbiamo redatto anche in collaborazione con Greenpeace, cioè alcuni degli elementi abbiamo preso pari pari dal dossier che ci era stato inviato da Greenpeace. Naturalmente qui si fa riferimento a delle autorizzazioni relative a via, relative alle piattaforme che erano all'arco
al lago di Cena, al lago di Ragusa. Vorrei ricordare che si tratta in gran parte di piattaforme già esistenti. Vorrei anche ricordare che la nostra competenza è molto, molto limitata in materia, nel senso che la competenza è della via della Commissione nazionale, noi partecipiamo, abbiamo espresso nel caso specifico un giudizio differenziato e molto articolato, mentre molto netta è stata la nostra posizione relativamente alle ipotesi o alle piani di perforazione di ricerche all'arco del canale Sicilia, anche in considerazione della particolare ricchezza della biodiversità e delle praterie di Posidonia, delle riserve che sono presenti lungo la costa, diciamo, dell'Agrigentino Ovest e del Ciavanese. Si fa riferimento qui a una tavola rotonda, a un tavolo tecnico convocato dall'assessore che si è dilungato per lungo tempo. Io devo dire che è materia che ha seguito sostanzialmente esclusivamente l'ufficio di gabinetto dell'assessore. Io non ho avuto notizie se non di straforo quando è arrivata poi una protesta nell'ultimo periodo di Greenpeace. Mi sono premurato di chiedere all'assessore di riconvocare subito questo tavolo, che mi sembrava particolarmente, particolarmente importante. Poi credo, per vicissitudini legate al cambio degli assessori, non si è più tenuto. Per quanto ci riguarda, noi siamo disponibilissimi, non solo a confronto, ma ripeto, abbiamo pure sposato alcune delle, abbiamo proprio fatto nostra alcune delle, degli studi forniti, come disponevamo per la verità, dallo stesso Greenpeace. Noi riteniamo che non si possano, ci siano parecchie cose da cambiare nell'atteggiamento, visto anche a livello nazionale, alcune dichiarazioni sull'Adriatico che sono state fatte negli ultimi giorni, ci siano qualcosa da cambiare profondamente negli orientamenti del governo nazionale, almeno per quanto mi riguarda. Poi ovviamente io non sono il Presidente della Regione, se sono il Presidente della Regione non la conosco, non mi è stata data alcuna direttiva. Vanno cambiate parecchie cose, a cominciare dal fatto che non ci può essere una perforazione, una circolazione selvaggia. Non è possibile che al nord Tirreno si sia fatto un piano regolatore, un programma ben preciso, delimitato e circoscritto, dove le compagnie petrolifere di ricerche, dove le compagnie petrolifere possono andare a fare le perforazioni per le ricerche, mentre nel canale Sicilia tutto avviene in maniera selvaggia. Questa è una delle cose minimali che riteniamo noi vada fatta, nel senso che un preciso piano di perforazioni, nel senso che vadano individuate preventivamente le zone dove si possono fare e dove siano ecologicamente compatibili con la biologia marina esistente. Senza questo credo che sia un sopruso che la stessa regione, ancorché non abbia competenze al di là delle coste, subisca da parte del governo nazionale. Io ho cercato di farmi interprete con il Presidente della Regione, però non sono mai riuscito a spiegare, diciamo, questo aspetto, con queste problematiche. Ci sono poi altre problematiche anche di tipo economico, molto più anch'esse rilevanti, relative alle royalties, ma insomma attengono più alla politica che se non all'amministrazione per l'esecuzione. In ultimo, si fa riferimento anche a questo protocollo di intesa con Vasto Minerali, che io devo dire conosco, perché proprio l'altro giorno sono stato
investito e convocato per partecipare a una riunione in qualità di dirigente generale dell'ambiente per dare esecuzione a quello che è il protocollo d'intesa che era stato firmato con l'asso minerario. Per quanto ci riguardava, le incombenze che ci venivano affidate erano solo quelle di adempiere nei tempi e nella tempistica previsto dalla legge i pareri di nostra competenza. Per il resto ovviamente non sto né a giudicare né a valutare. Ho avuto modo, per completezza di informazioni, di ricevere proprio stamattina una mail di invito a partecipare a una dimostrazione, a delle visite che sono state pensando per fare ai cittadini della piattaforma Vega, che illustrano, non ne avevo cognizione, che illustrano come, al contrario di quanto si pensa, ma lo offro alla riflessione della platea, che illustrano come, al contrario di quanto si pensa, la piattaforma Vega esiste dal 1987, posizionata al largo di Pozzallo, sicché questo documento a natura favorito la crescita di determinate specie di biodiversità tutto attorno all'attività della piattaforma. Non saprei se non riferire, non saprei nemmeno valutarla, se non appunto questa comunicazione di visita e di invito a partecipare a queste visite, non saprei dare un altro elemento se non quello che vi sto dicendo, che ringrazio ancora.